If I ask you to tell me, to say, to express in three words. Se le chiedo di dirmi in tre parole, in tre aggettivi, cosa sta per accadere questa sera, mi riferisco alla prima nazionale dell'Amleto, come descriverebbe questo evento in poche parole? In a few words. I think it will be passionate. Penso che sarà passionale, penso che sarà una sfida e penso che sarà estremamente commovente. I want to conclude this interview by changing in a certain way. Vorrei concludere questa intervista parafrasando la famosa frase di Amleto: c'è qualcosa di marcio in Danimarca, in c'è qualcosa di grande in Norvegia in questi giorni. Credo di sì. Ma sa, quest'anno all'inizio, quando abbiamo cominciato ad organizzare Stavanger, Capitale Europea della Cultura, c'era molto nervosismo. Ci dicevano, ma che cos'è questa roba? Non ne abbiamo bisogno. Ma la gente ora è molto meno chiusa e timorosa delle novità. Credo che sia stata una grande opportunità per uscire di casa, per non stare davanti alla televisione, per andare a fare un'esperienza davvero viva. Per vivere, sì. To live. Thank you very much. You're Rogaland Theatre, qui a Stavanger, in Norvegia, il luogo deputato quindi ad accogliere gli attori dello KT Vilnius Theatre, la compagnia lituana di Oskaras Korsunovas. I 10 interpreti che incessantemente, anche a poco più di 24 ore dal debutto, provano e riprovano scene, costumi, rapporti con gli oggetti e fra i personaggi, mettono a punto ritmo, movimenti, tempistica, lavorano insomma con una precisione maniacale, anche perché, come nella migliore tradizione del teatro dell'Est, gli attori dello KTP comunicano col corpo ancor prima che con la parola. E le telecamere di retroscena non potevano non assistere alle prove, agli ultimi preparativi prima del debutto. E allora, rispettando il DNA del nostro programma, in esclusiva per retroscena, il processo creativo che precede la messa in scena dell'Amleto di Korsunovas, i segreti del teatro di Vilnius e del regista lituano che andiamo ad incontrare. Vienas dalykas, bet o kitas dalykas. Ten paskui gerai buvo, bet supranti, kai tu sekei. Quando la regina madre dice ad Amleto: ma che cosa hai fatto? In riferimento all'uccisione di Polonio, la reazione di Amleto è immediata, è una molla. La prende per la testa e le dice: non è cosa più terribile dell'uccidere il marito. You said that representing Hamlet is a little bit like to marry. Lei ha detto che rappresentare Amleto è un po' come sposarsi. Voleva dire che è stata la scelta della vita? Did you mean that? Yeah. Yes, I think so. Sì, credo di sì. Forse non si tratta di un cambiamento totale, ma di sicuro l'Amleto non comporta alcun compromesso. Un
gyventi kažkokią tai ten skolą arba galvoti, kad tu dar kažką tiek gyvenimiškai, tiek profesinė. Sia dal punto di vista professionale che umano, una volta che si entra in contatto con Amleto, non ci si può più tirare indietro. Non si possono più evitare le sue vertigini. Ipatingai buvo nusekus. Ir labai logiški. Ir tada pradėjau visiškai praradinėti spektaklį. Non capisco perché vi state smarrendo. State seguendo solo il filo logico e conseguenziale. Non capisco perché. O nieko nėra. Dėl kažkokios jakubės. You said also that feeling comfortable and secure could be... Lei ha anche detto che sentirsi sicuri, circondarsi di sicurezze, potrebbe essere molto pericoloso, specie per i giovani. Significa che abbiamo bisogno dei dubbi e delle crisi di Amleto se vogliamo crescere? Bet tai yra irgi, tai yra, galima sakyti, dar pavojingiau iš esmės. Sì, perché potrebbe essere persino più pericoloso non porsi quei dubbi. È assurdo, dal mio punto di vista, vivere nella propria realtà e non porsi le domande che solleva Amleto. È come vivere per finta. È pericoloso vivere una realtà riempita di menzogne. Niekur neįkit! Jūs toliai neišeisite iš šią kolundaidrogį! Ne, bet... Į tai ką, eina. Ne, kaip aš... Jo, būtent. Į tai eina. Kaip aš galiu užmiršti ir būtent ką? Uno dei punti cruciali è proprio quando dici come ha potuto lei che lo amava così tanto fare ciò che ha fatto. Questo è un punto fondamentale. Hamletas neįsprendžia moralinio. Amleto non risolve alcun dilemma morale e il suo dramma sta nel fatto che lui è consapevole di questa sua impotenza, ma è proprio questa sua consapevolezza a dargli una grandezza morale. Questo è il cuore del monologo. Le altre cose del tipo non voglio vivere, questa vita è terribile, questa è poesia, sono solo parole. La cosa più importante è che tu ti chieda come ha fatto lei, la regina, mia madre, che era così innamorata del re mio padre, a fare ciò che ha fatto, cioè a diventare complice dell'omicidio e a farsi sedurre dal cognato. Amleto non vince nulla, perde tutto. C'è solo una cosa che vince. Il tempo presente. E nel presente lui riesce a vivere pienamente e diventa una persona di grande levatura morale. Qual è il tuo rapporto con Yorick? Perché lo stai prendendo in giro? Il monologo su Yorick è carico di nostalgia e struggimento. Ricordi l'infanzia, quando ti portava sulle spalle, gli chiedi dove sono i tuoi scherzi, la tua allegria. Invece ho avvertito che l'hai detto con un certo cinismo, con un disincanto filosofico. E per me non va bene. Devi piangere alla fine di questo monologo. Devi piangere come un bambino. Dove sei, Yorick? Dove sono i tuoi scherzi? Devi stare sul punto di crollare a piangere da un momento all'altro. È vero che ha cercato di recitare il ruolo di Amleto? Why?